parecchio da aspettare. Oggi è il 20 ottobre. Oggi è il 20 ottobre e il 20 ottobre del 1976 il nostro Fabio Milano ha scoperto che si è giocata una partita storica erano perché degli anni. Torino Borussia Mönchengladbach. Eh sì, davvero ragazzini. Che tristezza quella partita, quella giocata in casa? Quella giocata in casa, 2-1 per i tedeschi, che era la squadra probabilmente più forte d'Europa, sì. Poi perse la finale contro il Liverpool. Era quel Borussia che 2-3 anni prima ne diede 7 all'Inter, solo che Boninsegna disse che gli era finita una latina semivuota ragazzi, in testa. C'era gente come Box, campione del mondo, Bonoff, campione del mondo, Stilic, campione del mondo. Simonsen, no, bravissimo. Poi era una squadra calcio totale. Andiamo e il Toro se la giocò bene. Andiamo a vedere quei momenti. Andiamo a vedere quei momenti. Il Torino, campione d'Italia, gioca la Coppa dei Campioni. Prima avventura, si deve chiamare così per una squadra inesperta di queste grandi cose, con gli svedesi del Malmö. 2-1 a Torino, 1-1 lassù, qualificazione. Il Torino sarebbe poi arrivato negli ottavi e si sarebbe fermato. Sconfitto dal Borussia Torino per 2-1 in una partita drammatica. A Mönchengladbach, o meglio a Düsseldorf, perché la squadra di quella città giocava nello stadio più capace della cittadona vicina, il Torino avrebbe bloccato i tedeschi sullo 0-0, nonostante incredibili sequenze balorde di sfortune, di avversità, ma non sarebbe bastato. Si parlò all'estero di squadra immatura, ma intanto in Italia questa squadra immatura, tra virgolette si direbbe adesso, immatura tra virgolette, preparava un grande campionato. Guardiamola ancora comunque all'esordio europeo con lo scudetto cucito sulle maglie granate. Era stato Radice a ordinare queste tenute tutte granata, calzoncini, calze. Fabio in questo modo ha voluto anche rispondere. Era l'anno dopo lo scudetto. Questo era l'anno dopo, il Torino ha vinto lo scudetto con le maglie granata. Fra l'altro il capocannoniere del Torino,